manifesto grande, là. Che genere di manifesto? Credo che fosse il ritratto di un musicista. L'aveva portato a casa un giorno e l'aveva appeso là, vede? Di quel musicista? Sì. Niente male, direi. Piuttosto ridotto male, direi. Ma potrebbe essere un modo per piacere al pubblico. Non la conosceva, no. Io lo saprei se l'avesse conosciuta. Non sono soltanto il direttore del complesso. Sono anche suo fratello. Non la conosco, quella ragazza. No? No. Cosa vuole da me? Che cosa è venuto a fare? Per sapere se mi buco? Se ne vada! Andatevene! Lasciatemi in pace! Alexis! È un po' giù di nervi, cerchi di capire. Non si preoccupi. Proprio forte. Sì. Sì. Ehi, poco fa non era nel mio camerino? Non mi ha mostrato una fotografia? Sì, le ho mostrato una fotografia. Questa. Ma non mi ha detto di chi è. Che nome ha? È vero, non gliel'ho ancora detto il nome. E allora perché non me lo dice adesso? Margarete Wenck è stata assassinata. Ehi, basta! Che cosa c'è, Alexis? Che cosa c'è? Non la conoscevi questa ragazza, gliel'hai già detto. Ah, già, gliel'ho già detto. Beh, allora mi perdoni. Le domando scusa. Eravate sorelle gemelle? No, no. Ci assomigliavamo molto. Non avete idea di chi possa essere stato? No. Una debolissima traccia ci ha condotti ad un locale notturno. Un locale notturno? A un complesso orchestrale. C'è anche un chitarrista, non è vero? Sì. Sa qualcosa di quel chitarrista? Mia sorella mi aveva scritto di aver conosciuto un chitarrista. Uno di quelli che hanno successo, diceva. Quella lettera ce l'ha qui? Sì, non dice molte cose. Che aveva conosciuto un musicista, che era molto infelice e che mi avrebbe detto tutto se la cosa fosse andata bene. Andata bene? Che voleva dire? Non lo so, non l'ho capito neanch'io. Secondo lei sua sorella aveva una relazione seria con quell'uomo? Non vi ha detto niente lui? Sì, dice di non aver conosciuto sua sorella. No, questo non è vero. Anche per me. Aspettava quasi sempre. Ma la sera del delitto, no. No. Lei non l'accompagnò neanche a casa? No. La ragazza non dormì a casa sua? Le ho già detto di no. Chi l'ha uccisa allora?
tutto esaurito, mi dispiace. Ho il posto prenotato. Verrà tutte le sere. Vuole rovinargli del tutto il sistema nervoso, allora? No. Sì, conta su questo, invece. Stia a sentire, giovanotto. Io sto indagando su un omicidio, lo capisce questo? E sono convinto di aver imboccato la strada giusta. Sono stato io ad ammazzarla. La prego, la prego. Sono venuto a dirglielo. Perché non resisto. Quando ha scoperto l'omicidio? Quella notte, verso le 2, sentii bussare alla mia porta. Era Zilio. Mi chiese se avevo sentito un grido. Io le risposi: un grido? Non ho sentito nessun grido. Da dove veniva? Dalla stanza di Alexis, disse lei. Mi alzai immediatamente. Andai su e bussai alla sua porta. Alexis. Alexis, svegliati, ti prego, svegliati. Che cosa hai fatto? Non sapeva quello che aveva fatto. Il cadavere l'ha portato via lei? Sì, perché lui non era in condizione di farlo. Lei ha sentito un grido, ha detto, no? Sì. Che proveniva dalla camera di Alexis, no? Sì. Lei allora si è alzata? Sì, mi sono alzata. Si è alzata immediatamente? Stia bene attenta. Se quello che lei ha raccontato è vero, dovrebbe essersi alzata immediatamente. Dopo il grido, lei si è alzata immediatamente? Sì. Dunque, si è alzata immediatamente. Ha svegliato Rufy, il fratello. Siete entrati nella stanza. Avete trovato la ragazza morta e l'assassino che stava dormendo. Avete dovuto svegliarlo. Riconoscerà lei stessa che la sua storia non regge. Chi è stato? Non lo so, non me l'hanno detto. Uno di loro quattro. Tu non respiravi più. Margarete voleva andare a chiamare un medico. In quel momento sono arrivati loro. Perché hanno voluto ammazzarla? Alexis, è possibile che tu non capisca. Quando Margarete è venuta a frapporsi fra te e loro, temevano che la comunità si sciogliesse. Esattamente. Perché me lo tenevi nascosto? Avrei fatto la sua stessa fine. Vermi schifosi! Maledetti! Alexis! Maledetti! No! Maledetti! Non fare così! Signorina Venk, c'è una visita per lei. Buongiorno. Di partenza? Sì, torno da mio padre. Non la trattiene più nulla qui? Di là c'è una persona che vorrebbe salutarla. Arrivederla, signora Helbig. Ma la signorina Venk finirà col perdere il treno. Che male ci sarebbe?